Al centro tu sei già un Buddha, un essere che è giunto a casa. Alla periferia sei nel mondo, nella mente, nei sogni, nei desideri, nelle ansie, in mille una dinamica. E tu sei entrambe le realtà. Bentornato e bentornata da Anammea. Quanti di noi hanno già ascoltato il trattato di Roberto Assaggioli che abbiamo pubblicato col titolo La notte oscura dell'anima? Conosce il secondo stadio dello sviluppo spirituale. Esso segue al primo stadio, quello che precede il risveglio, ovvero uno stato di sofferenza e insofferenza, di grande travaglio interiore. Roberto Assaggioli descrive il secondo stadio come uno stato di grazia dell'essere. Io lo definirei anche come un assaggio di buddhità. È quello stato in cui sei così elevato verticalmente da poter osservare il mondo da un punto nello spazio, ove godi del dono di una visione d'insieme, globale, del mondo e dell'umanità. È quello stato ove la tua mente è esente da ogni giudizio, ove non c'è conflitto, ma pura accettazione spontanea di ciò che è. È quello stato strabordante d'amore, di gioia e armonia, ove generi così tanta energia da volerla donare ad ognuno, al mondo intero, con pura compassione spontanea. Ma come descrive Assaggioli, questo stato non dura per sempre, è solo il secondo stadio su cinque. E quando esso va sfumando, quando la grazia sembra sbiadire, fin quasi a dissolversi, in noi questa perdita genera immensa sofferenza. Chi ha già vissuto questo secondo stadio e ne è già uscito può comprendere. A tutti gli altri sarà utile successivamente sul cammino. La fine del secondo beato stadio è causa di una profonda crisi, un conflitto interiore profondo, un senso di lutto spirituale, di fallimento, di grave perdita. La sofferenza si acuisce in maniera grave, poiché non si riesce ad accettare la perdita della grazia. E questa non accettazione genera conflitto in noi. A tal proposito, mi pare utile integrare al tema trattato un breve brano di Osho che tratta di consapevolezza e può aiutare coloro che stanno vivendo questa condizione non facile a praticare una più serena accettazione della perdita di grazia, momentanea, e può dissolvere il conflitto interiore causato da questa perdita, sfumando così la sofferenza. Andiamo quindi a leggere dal libro Consapevolezza le parole di Osho. Vuoi sapere come fare a diventare più consapevole? Diventa sempre più consapevole della precarietà della vita. La morte può accadere in qualsiasi istante. Tra un attimo potrebbe bussare alla tua porta. Puoi restarne in memore se pensi di poter vivere per sempre. Ma come puoi vivere inconsapevolmente se la morte è sempre così vicina? È impossibile. Se la vita è momentanea, una bolla di sapone, basta uno spillo per farla scoppiare, come puoi restare inconsapevole? Introduci la consapevolezza in ogni tua azione. In te esistono due livelli, il livello della mente e il livello della non mente. O meglio, lascia che li descriva così.
il livello della periferia del tuo essere e il livello del centro dell'essere. Ogni cerchio ha un centro. Puoi riconoscerlo oppure no, potresti non sospettarlo neppure, comunque un centro esiste sempre. Tu sei una periferia e sei un centro. Un centro è indispensabile, senza non puoi esistere. Nel tuo essere esiste un nucleo centrale. E in quel nucleo, al centro, tu sei già un Buddha, un essere che è giunto a casa. Alla periferia sei nel mondo, nella mente, nei sogni, nei desideri, nelle ansie, in mille e una dinamica. E tu sei entrambe le realtà. Inevitabilmente ci saranno momenti in cui vedrai di essere stato simile a un Buddha. La stessa grazia, la stessa consapevolezza, lo stesso silenzio, la stessa dimensione di beatitudine, le stesse benedizioni, la stessa estasi. Avrai attimi, intuizioni del tuo centro, ma non potranno essere duraturi. Continuamente verrai ributtato alla periferia. E lì ti sentirai stupido, triste, frustrato. Avrai la sensazione di aver perso il senso della vita. Accade proprio perché esisti a due livelli, il livello della periferia e il livello del centro. A poco, però, acquisterai la capacità di muoverti dalla periferia al centro e dal centro alla periferia in maniera sciolta e naturale, così come entri ed esci di casa. In questo caso non crei mai alcuna dicotomia. Non ti dici «sono fuori dalla casa, come faccio ad entrare?» e non dici «sono in casa, come faccio ad uscire?» Fuori c'è il sole, fa caldo, si sta bene, te ne stai seduto all'esterno, in giardino. Quando il caldo aumenta, diventa afoso e inizi a sudare, a quel punto non è più piacevole stare lì, anzi, inizia a diventare sgradevole. Allora, semplicemente, ti alzi ed entri in casa. Là è fresco, non è sgradevole, ora là è piacevole. E questo entrare ed uscire è continuo. Esattamente nello stesso modo, un uomo consapevole si muove dalla periferia verso il centro e dal centro verso la periferia. Non si fissa da nessuna parte. Dalla piazza del mercato al monastero, dall'essere estroverso all'essere introverso. Egli continua a muoversi perché queste sono le sue ali e non sono una contro l'altra. Sono equilibrate in direzioni opposte. Deve essere così. Se entrambe le ali fossero dalla stessa parte, l'uccello non potrebbe volare alto nel cielo. Devono tenerlo in equilibrio, devono essere ai lati opposti. Ma fanno comunque parte dello stesso uccello e servono lo stesso uccello. La tua parte esterna e la tua parte interna sono le tue ali. È qualcosa che si deve ricordare intimamente. La mente ha la tendenza a fissarsi. Ci sono persone che sono ancorate al mondo. Dicono che non ne possono uscire, dicono che non hanno tempo per meditare e anche se ne avessero il tempo non saprebbero come meditare. Non credono di essere in grado di farlo. Costoro hanno scelto soltanto un'ala e naturalmente è normale che questo generi una profonda frustrazione. Con una sola ala la frustrazione è inevitabile. Poi ci sono persone che si stancano del mondo e ne fuggono lontano. Vanno nei monasteri e sull'Himalaya, diventano monaci, iniziano a vivere da soli, si forzano a una vita introversa. Chiudono gli occhi, chiudono tutte le loro porte e finestre,
senza aperture, ma a quel punto si annoiano. Ne avevano abbastanza del mondo, erano stanchi, frustrati, tutto stava diventando un vero manicomio, non riuscivano a trovare tregua. C'erano troppi rapporti e poche vacanze, non c'era spazio per essere se stessi. Si identificavano con le cose e in questo modo perdevano il loro essere. Diventavano sempre più materiali e sempre meno spirituali. Perdevano il senso della direzione, perdevano la consapevolezza stessa dell'esistere. Per questo sono fuggiti, stanchi, frustrati, sono scappati. Adesso cercano di vivere da soli, in solitudine, una vita di introversione. Ma prima o poi si stancheranno. Hanno scelto un'altra ala, ma ancora una volta soltanto una. In questo modo la vita è di nuovo sbilenca. Sono cascati un'altra volta nello stesso errore, dalla parte opposta. Io non sono né per questo né per quello. E vorrei che tu diventassi così abile da rimanere nel mondo eppure meditativo. Vorrei che ti relazionassi con le persone, che amassi, che ti addentrassi in milioni di relazioni, perché ti arricchiscono. E allo stesso tempo vorrei che tu fossi in grado di chiudere le porte e qualche volta ti prendessi una vacanza da tutte le relazioni, per metterti in relazione anche col tuo essere. Relazionati con gli altri, ma anche con te stesso. Ama gli altri, ma anche te stesso. Va fuori nel mondo. Il mondo è bello, avventuroso, è una sfida che arricchisce. Non perdere l'occasione. Quando il mondo bussa alla tua porta e ti chiama, esci. Vai all'esterno senza paura. Non c'è nulla da perdere, c'è solo da guadagnarci. Ma non perderti. Non continuare ad andare sempre più verso l'esterno per poi perderti. Qualche volta torna a casa. Qualche volta dimentica il mondo. Quelli sono i momenti di meditazione. Ogni giorno, se vuoi essere equilibrato, devi bilanciare l'esterno e l'interno. Dovrebbero avere lo stesso peso, in questo modo non sarai mai sbilenco dentro di te. Ecco il significato del detto Zen. Cammina nel fiume, ma non permettere all'acqua di toccarti i piedi. Sii nel mondo, ma non essere del mondo. Sii nel mondo, ma non permettere al mondo di essere in te. Quando torni a casa, torna a casa, come se il mondo intero scomparisse. Otei, un maestro Zen, stava attraversando un villaggio. Otei è stata una delle persone più squisite che abbiano camminato sulla terra. La gente lo conosceva come il Buddha che ride. Rideva tutto il tempo. Ma a volte sedeva sotto un albero. E passando in questo villaggio, si sedette sotto un albero con gli occhi chiusi. In questo caso non rideva, non sorrideva neppure, era assolutamente quieto e raccolto. Qualcuno gli chiese: «Otei, non ridi?» Otei aprì gli occhi e disse: «Mi sto preparando». L'altro non capì: «Che cosa vuoi dire?» Otei disse: «Devo prepararmi per ridere. Devo concedermi un po' di riposo. Devo entrare in me stesso, dimenticare il mondo intero, in modo da tornare ringiovanito e poter ridere di nuovo». Se vuoi veramente ridere, dovrai imparare a piangere. Se non riesci a piangere, se non sei capace di lasciar scorrere
le tue lacrime, sarai incapace di ridere. Un uomo di risate è anche un uomo di lacrime. In questo caso l'uomo è equilibrato. Un uomo di beatitudine è anche un uomo di silenzio. Un uomo d'estasi è anche un uomo centrato. Le due cose si accompagnano e da questa unione di polarità nasce un essere equilibrato. Questa è la meta da conseguire. Buon cammino e a presto da Anammea.